Trami Open House, terza edizione, siamo a Reggio Emilia, cari amici di NBC Magazine, siamo col padrone di casa, Graziano Beltrami. Buondì. Beltrami Open House è una giornata di incontro, anzi due giorni di incontri tra fornitori e dealer che possono conoscere i prodotti dei numerosi marchi distribuiti dalla realtà distributiva di Reggio Emilia. Sono marchi di livello premium, SRAM, RockShox, Factor, Argon 18, solo per citarne alcuni. Qui nello splendido showroom ne abbiamo visti tanti, ma Graziano, prima di tutto, queste biciclette nel 2023 arrivano? Diciamo che, intanto buongiorno, le biciclette sono arrivate anche nel 2022, no, a parte gli scherzi, diciamo che il discorso biciclette è un po' complesso, nel senso che comunque le biciclette d'alta gamma fanno fatica ad arrivare, in generale, per quanto ci riguarda, sì, in effetti con Argon 18 sul prodotto nuovo, il SAM e SAM Pro, abbiamo avuto dei problemi di consegne che da fine gennaio dovremmo risolvere almeno in parte. E per gli altri marchi invece? Con Factor stiamo andando bene, nel senso che con Factor noi abbiamo i tempi di consegna nostri sono abbastanza in linea con del periodo pre-Covid, quindi da quel punto di vista lì siamo soddisfatti, perché comunque è evidente che il sogno della pronta consegna è una chimera che non so quando tornerà. Allora, nel 2020-21 c'è stato un bike boom, vero e proprio bike boom. Adesso la parabola è un po', diciamo, discendente, perché è un discorso fisiologico. Quindi ci si aspetta appunto che ci sia disponibilità, non dico immediata, ma che si ritorni a una situazione come quella pre-pandemia. Che cosa dice Beltrami? No, direi che sui prodotti d'alta gamma per almeno un paio di anni non se ne parla. Insomma, prodotti d'alta gamma, la produzione è limitata e quindi sicuramente ci sarà bisogno di aspettare. Probabilmente dovremmo abituarci a uno standard che prima non conoscevamo, sarà magari questa la, sì, ma la realtà. Attenzione, specialmente noi in Italia, perché comunque nelle altre nazioni la programmazione è sempre esistita. In Italia eravamo abituati al just in time, invece possiamo scordare. Paghiamo dei retaggi forse commerciali che magari dovevamo risolvere prima. Sì, no, diciamo che noi eravamo la capitale della bicicletta e quindi tutto partiva da qui e certo, quindi da qui certo, si poteva certo mungere prima di mandarlo via, adesso è il contrario. Nel 2023 di Beltrami, mi dicevi, c'è una grossa novità, soprattutto per quel che riguarda i marchi della famiglia SRAM, quindi SRAM, RockShox. Cosa succede a Beltrami da gennaio 2023? Sì, abbiamo ufficializzato in questi giorni che dal 1 gennaio 2023 saremo la sede del centro assistenza italiano unico di tutti i prodotti SRAM, quindi SRAM, RockShox, Truvative, Zip, Quark e Time. Quindi il punto di riferimento per l'assistenza è soltanto da noi, per l'assistenza da noi, sia per l'aftermarket che per il primo montaggio. Bene, quindi è un bel passo avanti per una realtà che è già importante. Sì, diciamo che è anche un bel impegno, in quanto stiamo facendo i lavori, stiamo diciamo implementando le officine, avremo 10 posti di lavoro, quindi avremo comunque un bel compito da portare avanti a partire dal prossimo anno. Tu che ne tratti parecchi di marchi, dove va il futuro immediato, non andiamo troppo lunghi, della bicicletta? Va sul gravel, va più sull'elettrico? Allora diciamo che la bici elettrica ormai è assodato, la bici elettrica rappresenta forse dal punto di vista di valore, non di numeri, più della metà del mercato della bicicletta, ma si sta spostando un po' sempre più, quindi io dico che forse nel tempo saranno due canali che si potranno anche dividere, nel senso che la bici elettrica sarà gestita dalle concessionarie auto, anche dalle concessionarie moto, da tante altre cose. Sicuramente il gravel è un momento importante, forse se ne parla di più di quelli che sono in effetti i risultati sul campo, ma piano piano arriverà ad essere comunque non più una nicchia di mercato, ma avrà probabilmente lo stesso valore della strada della mountain bike. E Beltrami ovviamente coprirà anche quei segmenti. E adesso li abbiamo già coperti. Grazie. Grazie a te.